Benvenuti alla puntata numero 24 di Electric Motor News. In questa puntata abbiamo l'anteprima BMW di quello che vedremo per quanto riguarda le auto elettriche al Salone di Francoforte. Anche un servizio di Mercedes e la classe B Fuel Cells e anche una interessante joint venture che la casa della Stella a tre punte ha fatto con un altro importante gruppo tedesco. Ed infine le barche solari perché si avvicina la gara di Avigliana. E ci sono delle novità che toccano anche personalmente a noi di Electric Motor News. Ma cominciamo subito con il primo servizio e la notizia è di questa importante joint venture tra Mercedes-Benz e un importante gruppo tedesco per il mondo dei veicoli elettrici. Vediamo chi è questo gruppo e di cosa si tratta. Daimler AG e Robert Bosch GmbH hanno completato la negoziazione e firmato l'accordo per l'istituzione di una joint venture paritetica per i motori elettrici. La costituzione della joint venture è ancora al vaglio dell'antitrust. La nuova azienda si chiamerà EM Motive GmbH e si occuperà dello sviluppo, della produzione e della vendita di motori elettrici innovativi per veicoli elettrici. Il quartier generale e il sito produttivo EM Motive GmbH sarà a Hildesheim, mentre l'engineering sarà a Stoccarda, vicino alle sedi di entrambe le aziende. Inizialmente EM Motive GmbH potrà contare su un organico di circa 100 collaboratori e sarà guidata da due figure direttive, una per azienda, con pari poteri. L'obiettivo della cooperazione tra Daimler e Bosch nel campo dell'elettrificazione dell'auto è di condividere le rispettive competenze e sinergie per accelerare lo sviluppo di soluzioni avanzate nel campo dell'elettrificazione attraverso batterie, fuel cell e range extender. Le attività preliminari per l'istituzione della joint venture sono già iniziate e la produzione dei motori è prevista per il 2012. Dallo stesso anno i motori elettrici saranno utilizzati da entrambi i marchi Mercedes-Benz e Smart, a partire dalla nuova generazione della Smart 4x2 elettrica, in vendita da inizio del 2012. La caratteristica principale dei motori elettrici prodotti dalla joint venture è la modularità progettuale, che garantisce la possibilità di installarli su una larga varietà di veicoli. Bosch si occuperà della gestione delle vendite agli altri costruttori di auto. Entro il 2020 è prevista la produzione di oltre 1 milione di motori elettrici. Lo sviluppo e la produzione dei motori elettrici è supportato da entrambi i know-how delle aziende coinvolte. Il gruppo Bosch è leader nella fornitura di tecnologie e servizi, in particolare nel settore automotive, dove può vantare una grande esperienza proprio nello sviluppo e nella produzione di motori elettrici. Daimler detiene un'esperienza ultraventennale nell'area dei veicoli elettrici, così come nello sviluppo dei motori elettrici e delle batterie, dimostrando con i suoi prodotti quali risultati si possono raggiungere in questo settore.